A che punto sta la città di Napoli, perché è la città che deve rispondere sulla questione dei diritti negati, ancora negati? Questa è una domanda difficile perché, come sempre, dovrebbe richiedere una conoscenza profonda della città di Napoli. Io credo che su queste tematiche ci siano tanti avanzamenti quanto contraddizioni. E allora, da una parte posso dire che Napoli è una città assolutamente accogliente di ogni diversità, perché nella sua storia e nel suo patrimonio genetico. Dall'altra parte devo anche riconoscere che ancora episodi di violenza e di discriminazione per i trans e gli omosessuali esistono, ci sono, producono violenza, e allora è chiaro che noi non possiamo assolutamente arretrare, soprattutto di fronte a un governo che invece ci vorrebbe portare a produrre discriminazioni. Credo che è un fenomeno che debba crescere dal punto di vista culturale, e quindi penso che i Pride da questo punto di vista siano un momento importante, non solo perché attraversano un po' il cuore della città e quindi fanno conoscere, e devo dire ogni volta che si fa il corteo, lo facciamo da via Toledo, noi vediamo tanta gente affacciarsi ai balconi, stendere le bandiere arcobaleno, entrare nel corteo, quindi la città è una città sensibile, però dobbiamo continuare, perché l'educazione al riconoscimento della diversità è ancora una strada da percorrere, una strada lunga. Presidente, possiamo ancora parlare di diritti negati? Assolutamente, possiamo parlare di diritti negati, possiamo parlare di diritti invece che sono in fase di acquisizione e che si cerca di negare e di sottrarre ancora. Diciamo che questo è ancora all'ordine del giorno ed è per questo che tante associazioni, ma anche tante realtà di vario tipo, a partire da una parte di classe politica, purtroppo sempre ancora in minoranza, cerca di raggiungere. È vergognoso, con quest'area nera di destra che sta tirando nel nostro paese, è vergognoso che un ministro della famiglia, noi stiamo parlando di un ministro, che dica per noi la famiglia è uomo e donna, gli altri sono schifo. Io vorrei dire a questo ministro, l'unico schifo che purtroppo sei arrivato a potere sei proprio tu. E mi associo anche io a lei, perché effettivamente è veramente vergognoso che nel 2019 ci siano ancora certe discriminazioni gratuite.